Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Skylanders Imaginators perché dobbiamo assolutamente, mi stava cadendo il pad, provare Arturo il più duro e vedere come si comporta visto che ho potenziato tutti i poteri ma naturalmente è ancora a livello 13, un pochettino ancora acerbo, dobbiamo vedere come si comporta nelle fasi quelle più consistenti, quelle più cattive, ma naturalmente me ne andrà, ma ci dedichiamo come al solito ai saluti e partiamo in successione con Emanuele Verducci, Madara Ukia, Francesco Marenzi, Matteo Stampete, Massimiliano Mangia, Solister 89, Nicolo Skylander. Bro, spero che questa avventura vi stia piacendo. Naturalmente qua sotto il video come sempre mettere un bel pollice su, un bel commento e anche un bel mi piace. Vabbè, lasciamo perdere. Fortezza dei cieli. Avvoltoi, il peggior sbaglio della natura! Oh, che bella arma che c'hai! Mi spiace per te! Questi schifosi spazzini hanno invaso completamente la nostra corazzata! E dai rapporti di intelligence hanno rubato il mio pranzo dal minifrigo in Cambusa! Bene, io andrò avanti accerchiando il nemico con una classica manovra a tenaglia e forse troverò anche il tizio che mi ha rubato il pranzo. E allora la pagherà! Crea un robot aiutante con la stazione. È il consiglio che mi dava sempre mia madre, calzante, no? Vedremo, ragazzo, vedremo. E vediamo soprattutto se il nostro Skylander si comporterà bene. Della tecnica, sono più forti qui. Ma va, non avevo. Ok, ho cambiato sia l'arma. Guardate, consiglio di prendere quella del drago. E poi ho cambiato anche il potere. Vedete, questa in pratica è una sorta di tempesta che insegue il nostro omino. Diciamo che non è che poi lo insegue poi tanto. E vabbè, comunque vediamo poi più avanti come si comporterà nelle fasi più concitate. Vai. Ok. Ciao, come va? Oh, corazzata degli avvoltoi in avvicinamento. Costruiamo un altro antropo. Oh, cavolo. Ragazzi, la Prince avvoltoi. Costruzione. Okay. Colpisci il pennuto di metallo. Tre, certamente. 2, 1. Vai. Wow! Aspetta. Ok, aspetta, vai. Becchiato. Ok, raga. Ah, pensavo che stavate dalla nostra parte. Mi sa che siete tutti schiattati. Ok, fantastico. Beh, diciamo che per adesso non ci possiamo lamentare. Aspetta. Vediamo di spostarci per bene, però. Ok, attenzione. Diamoci un po' di strada. Proviamo anche un pochettino questa mossa speciale. Guardate qua. È una sorta di spadona enorme. Bravo. Livello superiore. È alla grande. Aiaia. Bravo Arturo. Così ti voglio. Duro. Vai. Ok, possiamo avanzare anche da quest'altra parte. Vai. Attento qui, Skylander. Perché? Ah già. Mi ero scordato. Aspetta, aspetta, vai. Ci sono, eh? Non avete l'ombra di una speranza. E andiamo giù. Ok, ragazzi. Della terra sono più forti qui. Infatti è quello che volevo dire prima. Cerchiamo di spostarci. Di farci strada perfettamente. Sennò questi ci fanno la pelle. Ok. E adesso noto che. Aia. Non vorrei portarmi male. Attenzione. Per adesso però noto che siamo abbastanza bravi. Perché conoscendo il livello dovremmo aver già subito qualche colpetto. Invece niente. Però non ho capito perché questo tipo a tempesta non è che poi è molto utile, perché colpisce veramente pochissimo. Ok. Secondo me è sono bravo da far paura. Perché secondo me è meglio quell'altro come potenziamento, direi proprio di sì. Aspetta un attimo, vediamo qua. Questo ce lo becchiamo un attimo. E non vorrei che poi
Restiamo a corto di mone, anche se abbiamo già sbloccato tutto. Questo cos'è? Solo un sensei della classe picchiatore può aprire questo tempio. Classe picchiatore, ok. Vabbè, vi ho già detto che badiamo soprattutto alla storia a questo livello, eh. Beh, le porzioni ce le apriamo, eh. Nuove gambe. Parte di set trovata. Ok, gambe da tigre. Questo è un altro set che mi farebbe veramente impazzire. Dai, dammi una buona notizia, portaci a livello 15. Ma anche... livello superiore. Ai brividi. Chissà perché a volte riusciamo a salire veramente tantissimo, altre volte invece... secondo me devono essere diverse, vai. Gli Skylanders del fuoco sono più forti qui. Se vai arriva. Occhio Skylander, c'è una Ciao. Nave da carico degli avvoltoi diretta verso di noi. E quindi? Visto? Eccola lì, ed è carica di rifornimenti. Devono avere in programma un'invasione o l'annuale gara di cucina degli avvoltoi. Suggerisco di distruggere quelle casse con una palla da demolizione. Ok. Prima ripristina l'alimentazione alla palla. Alla palla, ok. Ripristiniamo l'alimentazione alla palla. Ok. Però qua penso che ci sia qualcosa, perché vedo che c'è... ah, ancora con le foto, ammazza. Ci abbuffiamo di selfie. Ah, che meraviglia, abbiamo sprecato. Vabbè, dai, non fa niente. Sì, dobbiamo arrivare là. E anche in fretta, eh. Gli Skylanders del buio sono più forti qui. Ok. Vediamo un po'. Ah, là. Ma anche... ah, sì, di qua, di qua. Vai, ok. Aspetta, ma qua... no, ok. Ero quasi convinto. Il mio spirito è alle stelle. Bravo, ok, becchiamoci il forziere. Non ridere troppo però, eh. Ok, ci mangiamo il panino che poi tra l'altro non serve una mazza perché abbiamo perso molto poco. E questa è cosa buona, eh. Spettacolare, vedi questo pannello di controllo? Usalo per iniziare a demolire. Ok. Devo tenere molto sott'occhio, penso che non ci sia niente. Oh no, aspetta, aspetta. Allora ci sta una fantastica cosa. Poi tra l'altro io già le ho prese, poi queste cose. Per cui anche a livello incubo, magari, visto che ci troviamo, dai, ve lo faccio vedere perché poi magari qualcuno di voi ancora non mi seguiva, vabbè. Visto che è la seconda volta che stiamo terminando. Ok. Dell'anima dei cavalieri. Grande. Non ve lo faccio vedere perché attualmente c'è un video dove ho mostrato praticamente tutte le gemme dell'anima. Usciamo. Ripeto, voglio tenere sott'occhio. Guarda che ti spezziamo le gambe. Ah, chi ha chiamato? E chi è? Ah, ok. Che te lo mangi? No, no. Squawk and Owl. Sì, vabbè, vada, io non credo che dovremmo avere tanti problemi. Devo soltanto capire bene come funziona quest'arma. E non la sostituiamo, eh. Questo del fulmine. Non è che mi piace poi tanto, eh. Vai. Bravo. Attenzione. Ok. E andiamo così. Questo pure è un'altra mossa molto buona, eh. Ok, ancora niente. E muri. Ci hanno ancora colpito però, quindi attenzione. Assolutamente diabolica. Sono ancora un pochettino indeciso, eh. Aspetta che stiamo beccando un po' di cose qua, eh. Ciao. Però qua dentro penso che ci sarà qualche cosa, eh. Gli Skylanders dell'aria sono più forti qui. Questo me lo becco perché sicuramente un muro questo mi dà l'energia. Questo ci dà un bel forziere. Salvataggio delle uova. Usa l'artiglio per salvare le uova. Certamente. Aspetta, 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 aspetta. Ok, questo l'ho becchiato alla grande. Ragazzi, non rompete le scatole. Anzi, in questo caso qua non rompete le uova. Fregate. Dammi il fantastico forziere. Dai, gira la ruota. Attenzione. Questo è difficile, eh. Grazie. Ecco fatto. Ok. Grande. Oh, 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 attenzione. Attenzione. Vai troppo veloce per i miei gusti. Troppo. Aspetta. Vabbè, sono proprio. Ok, che ci dai in questo fantastico forziere?
comune. Nuova testa. Parte di set trovata. Ok, andiamo avanti con i setti. Ok, usciamo da questa situazione. Il gioco ce lo siamo già fatto anche altre volte. E possiamo avanzare. Ci becchiamo quest'altro forzierino. Sempre nuova comune. Oh, parte di set trovata. Ragazzi, sta andando alla grande. Ok, Skylander, adesso hai una palla da demolizione tutta tua. Usala saggiamente. Per capirci, usala per far finire fuori bordo le casse esplosive il più in fretta possibile. Fa uscire lei. Demolizione. Tipo così pensa, no? Per colpire o lateralmente per prendere la mira. Ok, ma era quello che stavo già facendo. Cioè, qua l'abbiamo bloccato, 150 miliardi, ce ne dai solo. Ok. Grazie. Oh oh, stanno arrivando dei nemici con altri esplosivi, tanto vale eliminare anche loro, no? Preferibilmente prima che portino quegli esplosivi sulla piattaforma di fronte. Ok, mi sembra una buona idea. Però magari abbiamo questa cosa che va male. Aspetta un po', vai. Aspetta. Vediamo un po' se riusciamo così adesso. Beccato anche lui. Oh, sembra facile. E invece non lo è. Allora, becco un po' di velocità e vai. Perfetto. Vai. Non andare via, non andare via. Aspetta un po', vai. Ciao. Ok, aspetta che lo becchiamo, vieni qua, vieni qua. Becchiato anche tu. Aspetta, ragazzi, non vi muovete. Ecco qua. Questo non va bene così, non va bene. Andiamo veloce. Ok, ecco perché non bisogna stare vicini alle casse quando c'è una palla da demolizione. Ok, che culo, abbiamo beccato in pieno. Ben fatto. Ora che l'area di carico è sgombra, possiamo passare all'hangar principale. Ma non dimenticherò. Perfetto. Oh, quella di Starcast è una figata pazzesca. Gemma dell'anima di Starcast. Ok, ragazzi, arrivate. Oh sì. Attenzione che queste ne sono parecchie. Aspetta, vai così. Vai e spostati. Porca miseria, ci stava quasi per becchiare. Ok. Aiaiaia. Vai così, vai, carica, carica. Ok, vai così, vai. L'arma non sembra male, l'arma non sembra male. Aspetta un po'. E andiamo. Sono bravo a far paura. Sì, però non con tutta questa spavalderia, sennò poi muori. Ok, attenzione qua che queste si ribaltano e anche velocemente. Vai veloce, non so bravo. Perché sia così difficile saltare su queste piattaforme. Ma non lo so. I tornadi praticamente. Perché riesco a colpire più a distanza. Meno male che ci abbiamo un panino, ragazzi. Se no l'avrei vista veramente brutta. Anche se non è che abbiamo recuperato poi chissà quanto, Spettacolare! Hai raggiunto l'hangar principale. Soprattutto, ta-ta-da, la corazzata! Da qualche parte su questo glorioso vascello c'è il mio pranzo e tanti altri avvoltoi. Saliamo a bordo e riprendiamo il controllo della nave. Va bene, non ti preoccupare, cercheremo di... Proverò a provarci. I sensei sono più forti qui. Certo, pareva. Come al solito la nostra gran culo a beccare sempre. Con queste piattaforme considera le parte della sfida. Infatti non l'avevo capito. Aspetta. Vai, vai, piano piano, Non cadiamo. Devo ritornare là sicuramente, vai. Ok, scendiamo giù. Vai. Ragazzi, mi hai fregato una volta, ma sono più forte qui. Aspetta, Ripeto, il tornado secondo me è più forte. Ah, ho sbagliato. Aspetta. Ok, vai alla grande, vai. Bravo. Livello superiore. Alla grande, ok, c'è qualcosa là dentro. Forse da lì riusciamo a risolvere la situazione. Ah sì. Per rimettere in un bel panino. Prima dobbiamo accendere il motore, logico, no? È normale. E per far questo devi posizionare quei blocchi in modo che possano alimentare le turbine.
Vabbè, non ti preoccupare. Poi attiva gli interruttori e la nave salperà senza soprassalti. Prova a ripeterlo 5 volte velocemente. Ma anche loro, al massimo lo proviamo una volta e basta. Gli Skylanders della tecnica sono più forti qui. Qua c'è un fantastico ci buttiamo così, ok, fantastico. Pensavo tipo che potessimo. Aspetta un po', vai. Ok. Ok. Li abbiamo allineati. Aspetta che da qua non ce la faccio, vai. Butta giù. Perfetto, e ora gli interruttori. Ok, aspetta. Piano piano, sennò qua ci viene il mal di stomaco. Non sono matematico, ma so contare, ne resta solo una. Sei anche antipatico, ti dico la verità, perché stiamo facendo l'impossibile. Tu lo stai facendo una mazza. Avevi detto che avresti fatto qualcosa, invece no. Ok, il secondo l'abbiamo attivato. Ora torna sul ponte. Di qua. Certo. Voglio vedere, vabbè, diciamo che il panino non ci serve a una mazza, per cui è inutile che ce lo mangiamo, siamo già a pieno carico. Ma pensavo che fosse qualcosa per schizzare su. Vai e usciamo. Se vogliamo far volare di nuovo questa nave, dobbiamo togliere le catene che la tengono ancorata all'hangar. Veramente è un bullone questo. Ehi, ha funzionato e sembra che non si sia rotto niente, ancora meglio. Ok, là c'è qualcosa, penso, no? Aspetta un attimo, magari siamo... Se ne hai il coraggio. Aspetta. Oh, ci stanno accerchiando. Ok, ragazzi. Ci stanno accerchiando. Attenzione. Oh, diavolo. Posso dire dall'altra parte. Ma porca di quella paletta. Mi hai rotto come? Cioè, ci hai pure becchiato. Accidenti, le porte dell'hangar sono chiuse. Tirar fuori di qui la nave sarà più complicato del previsto. No, non ti preoccupare, ce la faccio. Ma forse so come aprirle. Non è una manovra da manuale, ma tempi disperati e mostri di guacamole richiedono misure disperate. Ok, quindi stai calmo, non ti preoccupare. Ci becchiamo il forziere tigre sicuramente. Nuovi farabracci. Ah, vai. Vai. Ok, e andiamo. Buia. Aspetta, aspetta. Della luce sono più forte qui. Ok, attenzione. Ne. Avevo detto attenzione, ma non mi hai ascoltato, vai. Ok, vai. Ok, bravo. E che palle, ragazzi. Siamo un po' a corto, eh. Attenzione. Meglio colpire a distanza. Meglio colpire a distanza. Mi occorrerebbe un panino. Questi proiettili nel cannone principale. Lo useremo per aprire le porte. Te l'ho detto che non sarebbe stata un'operazione da manuale. Ho visto oro, ma non ho visto panini. Mi occorrerebbe un panino. Ok. Magari anche un pezzo di pizza, va bene lo stesso. L'importante è che ci fai salire, ci fai mangiare qualcosa. Ok. Perché sennò se arriviamo al mostro così. Ah, ok. Meno male. Un panino ci sta. Certo, non è poi un granché comunque. Sennò col Doomlander in queste condizioni. Vai. Ok, spingi un po'. Ci siamo quasi, eh. Ok. Contento? Ora esci sul ponte e ammira i frutti del tuo lavoro. Ok. Usciamo e vediamo. Ah, devo togliere l'altro bullone là, eh. Skylander, se le hai. Non le abbiamo. Beh, è andata piuttosto bene, no? Ora basterà rimuovere tutte le ganasce e la nave sarà di nuovo pronta a saltare. Perfetto. Passo dall'altra parte. Non avete l'ombra. Iniziare il bombardamento. Oh, attenzione. Ci stavano sparando una botta esagerata. Attenzione, eh. Miriamo bene da lontano perché qua siamo un pochettino cagionevoli. Anche se potremo anche riuscire a salire di livello qua, eh. E se saliamo di livello, e se saliamo di livello, vi preghiamo, eh. Aspetta, aspetta. Ok, ragazzi,
per pochissimo non ce l'abbiamo fatta. Dai, dai, facci salire di livello. Ci manca qualcosina proprio. Porca di quella paletta, ci manca veramente poco. Vabbè, non fa niente. Apriamo sto baule. Forziere. Nuovi paraspalle. La spalla è conchiglia. Grande, ragazzi. Andiamo sempre. Vediamo se magari siamo fortunati qua. Aspetta, voglio capire se qua. Aspetta, in che senso? Aspetta che là ci sta un bel panino, quindi sinceramente è che palle. Ok. Gli Skylanders dei non morti sono più forti qui. Aspetta, dobbiamo capire dove cavolo siamo finiti. Il panino ci è servito veramente tanto perché abbiamo recuperato un po' di energia. Vai. Magari ce ne dà anche un altro, ma anche no. Vai. Ok. Perfetto. E vai di qua. Abbasso anche quest'altro. Qua non ci stanno panine, no. Ah, ok, qua è dove abbiamo buttato il sangue l'altra volta. Aspetta, grande, aspetta che qua, no, niente panini. Ammazza quanto è veloce. Ammazza quanto è veloce. E ci sta là sopra. Ok, vai così. Vai così. Cornice leggendaria l'abbiamo becchiata, vai. Possiamo andare su. Vai. Dove stiamo? Di qua, perfetto. Quindi possiamo avanzare di qua. Dai che secondo me ce la facciamo a salire di livello, dai. Basta che riusciamo a colpire soltanto a qualcuno. Tipo per esempio sto bastardo. Aspetta. Aspetta che adesso muri, Vai così. Livello superiore. E alla grande abbiamo recuperato tutto l'impossibile. Da qua non ci sta niente, possiamo avanzare, vai. Almeno così affronteremo Doomlander molto 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 più carichi. Ok. Che c'è? Ti sei bloccato? No, qua non c'è niente. Vai. Togliamo quest'altro bullon. Porte aperte, ganasce rimosse. Suppongo che adesso non ci resti da fare altro che salire sul ponte e portare fuori di qui la nave. Non serve certo che ti dica che spero ancora di trovare il mio pranzo prima o poi. Ci conviene, magari siamo fortunati e riusciamo anche. Questo sì che suona bene. A becchiare qualche cosa, come si chiama? Qualche portiere. Bravo. Andiamo con gli scarabei, anche perché non so neanche. Porca miseria, ragazzi, sta scatenando l'impossibile regina. Questo è ciò che definisco un trattamento da regina. Brava. Magari. Cioè, ancora non siete morti, ragazzi. Vai. Ecco qua. E andiamo. Adesso mi voglio. Una prestazione da medaglia d'oro. Grande. Ok, facciamo una bella cosa. Ah no, pensavo che ci dissi anche no. Vabbè, non fa niente. Dacci il forzierino epico. Nuova arma per sentinella. Raddoppio alato. Ok, qua mi sa che non ci sta più niente. Siamo già usciti. Qua che ci sta niente perché è già chiuso. Fantastico, forse là saliamo anche di livello, Vediamo un po' se siamo fortunati. Ah no, vabbè. Fa niente. Ok, il panino ce lo becchiamo e andiamo avanti. Anche se poi la se non serviva una mazza. Ok, Skylander, raggiungi il pannello principale lassù e riprendi l'abbiamo il raggiunto. Controllo della nave. Io scendo in cambusa a riprendermi ciò che è mio. Bravo. Ok, patetici Skylanders, non riesco proprio a capire cosa speriate di ottenere riprendendovi questa stupida e inutile corazzata. Ma comunque sia, io evoco il Cavalier Doomlander Viola del Cataclisma! Vi aspettavate che dicessi fato, vero? Doomlander, classe Cavaliere. Facciamo baldoria con la mia ira! Va bene questo caos. Ok, quindi abbiamo Cavaliere contro Cavaliere. No, ammazza. Sono così forti contro i miei Doomlanders. Attenzione, cerchiamo di non farci fregare. Questo quando colpisce, colpisce.
Vai. Ecco, tipo così, non ho capito per quale motivo impiega tutto questo tempo. Lo so. Normalmente sarei furioso con voi patetici Skylanders per aver distrutto il mio Doomlander. Ma questa volta no, perché questa volta ho un asso nella manica. Sì. Il problema è che ci abbiamo un po'. Siamo troppo angusti qua, Doomlander cavaliere! Lo so. Aspetta, perché così siamo troppo stretti. Potere dell'aria! Aspetta. Vada, carichiamo un po'. Dai, colpisci. Ok, vai. Aspetta. Beccatemi questo. Piattonata di spada. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. L'ho quasi fregato. Faccio un taglio, Doomlander! Letteralmente! Ok. Diciamo che almeno è lento. Noi siamo più veloci. Sto cominciando ad arrabbiarmi davvero, ma... Ehi, sono il nuovo Chaos. Molto più rilassato e pronto a potenziare al massimo i muscoli di questo patetico Doomlander! Ma stai calmo, non ti incacchiare così, eh. Ah, ok, adesso penso che abbia anche aumentato la velocità. Ah, fantastico. Ok. Dai, dai. Abbiamo sicuramente una visuale migliore. Aspetta. Ai. Ci ha becchiato. Vabbè, non fa niente. Lo so. Purtroppo non l'avevo vista la palla quando è scesa. E quindi ci ha colpito in maniera impune. Cavolo, però così siamo fortissimi perché abbiamo 72 di attacco con quest'arma. Aspetta che forse... No! Ok, becchiato. Doomlander sconfitto. Livello superiore. È andata malissimo, lo ammetto. Ma questo incapace di un Doomlander era solo l'antipasto. Qualcosa per distrarvi mentre la portata principale continua a distruggere le vostre preziose Skylands. Voglio proprio vedere come ve la caverete con quella. Stai calmo, Chaos, stai calmo, eh. Apriamoci il tuo portiere, va. Nuovo torace? Ah, torace per tutti. Lo so, però dai, faccione comprare qualcuno. Nuovi che palle. Ne abbiamo a Goku, Paraspalle. Paraspalle ragno. Skylander è fatta. Anche se non ho ritrovato il mio pranzo, controlliamo di nuovo la corazzata. Ed è pronta ad affrontare l'ultima mostruosità di Chaos. Saltiamo in direzione della bestia. Palio! Livello completato. Ok, livello completato alla grande. Penso che sicuramente qualcosa l'abbiamo mancata. Però non è andato poi tanto male. Mi dispiace tantissimo per la vita persa. Potevamo farcela, ragazzi. Secondo il radar per Guacamole della corazzata, su questa strana isola è presente il mostro di Guacamole. Chissà quali inenarrabili nefandezze trama. Perbacco, è un'isola di salsa. Sai salsa. Bene che potenza può sprigionare la combinazione di salsa e guacamole. Dobbiamo certo fermare questo mostro e in fretta. Credo che schiateni la diarrea. Ok ragazzi, anche questa parte termina. Qui dato lo metto come al solito un video, questo è un bel pollice, un bel commento, un bel mi piace. Fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Mi piace, se vi commentate, se vi mette piacere. Ci vediamo sempre video e bye bye.